Ragazzi, bentornati nel canale YouTube, il nostro canale YouTube Prometheus. Vi invito anche a mettere like e ovviamente a seguirci, sempre per le nostre news e per i nostri video. Ok, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un bel video molto tecnico. Cosa significa? Significa che oggi andremo a vedere come sono andato a ricercare il setup su EuroD e come sono andato ad entrare. Ok? Visto che comunque è molto richiesto l'operatività live e quest'oggi sono entrato in questa posizione, volevo condividere con voi quello che era il mio pensiero, quello che era un po' il processo tramite il quale io vado a ricercare le mie entrate e come vado a gestire le posizioni. Bene, partiamo a grafico vuoto, ok? Vedete, solitamente le mie watchlist si dividono per valuta, ok? Poi ho commodities e crypto, ok? Partiamo dal presupposto che se una valuta o moneta, come volete chiamarla, si apprezza o si apprezza e deprezza sulla totalità del mercato, ok? Quindi per questo tengo tutti i miei cross per moneta. Ok? Perché poi la migliore entrata o comunque il miglior setup vado a ricercarlo sulla totalità dei cross, non solamente su uno. Ok? Perché vi spiego, se noi andiamo a suddividere il mercato in questo modo, noi, legando ad esempio alle news che andiamo a vedere durante la settimana, possiamo dire, bene, perfetto, io ho questa aspettativa nei confronti di questa notizia. Bene, cosa vado a fare? Vado a tenermi d'occhio la moneta, non un solo cross, perché ricordatevi sempre, nei momenti in cui abbiamo una notizia su una determinata moneta, questa moneta non si apprezzerà o deprezzerà solamente su un cross, bensì sull'intera totalità. Ok? Partiamo. Allora, siamo sul daily. Io parto sempre sul daily. Perché? Perché il mio time frame di riferimento, essendo principalmente un trader che non lavora solamente su time frame bassi, bensì ricerca le sue zone, ricerca le sue entrate su time frame abbastanza alti, quelli che sono weekly o anche daily. Principalmente parto dal daily perché? Perché le zone weekly me le mantengo segnate, ok? Le zone weekly sono delle zone molto importanti su cui il prezzo va comunque a reagire ogni qualvolta arriva in zona, ok? E dunque le mantengo. Non per un discorso che le zone non possono mutare o comunque le zone rimangono e rimarranno sempre le stesse, bensì proprio per un discorso di logica di mercato, perché nel momento in cui io segno una zona, ok, di importanza weekly, anche monthly, ok, il prezzo lì andrà a resistere o comunque andrà a muoversi in maniera molto spiccata, ok? Che vogliamo o no. Comunque il prezzo avrà una reazione. Se andiamo a vederlo sul daily, questa zona è molto, ma molto importante, ok? In questa zona andiamo a cerchiarci questo push, ok? Verso il basso e vediamo che resiste dal 1º febbraio 2021, quando abbiamo avuto la rottura di questa zona, ok? Che per noi è importante. L'abbiamo avuta a fine 2020. Ok? Vedete quanto importante sia questa zona per il cross, ok? Quindi andiamo a prenderci un po' di respiro, andiamo a segnarci con una linea orizzontale, qui che sono i livelli di prezzo. Abbiamo questo livello di prezzo, okay, che corrisponde alla zona da prima rotta e un altro livello importante, ok? 59.601. Cosa vado a fare solitamente? Vado a vedere dove sta il movimento e vado a mettere le zone in maniera molto più precisa o comunque ricercando quelli che sono i numeri tondi. Ok? Mettiamo 1,61 e andiamo a prenderci il 59 e 5. Ok? Per noi sarà molto importante questo procedimento perché? Perché ci darà l'opportunità di andare a capire i numeri tondi più importanti per un determinato cross. Se noi andiamo a prendere questa linea retta e andiamo a scrivere 1,60, ad esempio, vedete quanto il mercato sia reattivo in questa zona. Quindi per noi
Questa è la zona daily barra weekly a cui fa riferimento il mercato in questo momento. Ok? Abbiamo già visto che in precedenza comunque il nostro cross aveva reagito e aveva creato questa zona buy, okay, ancora a fine 2019, che è stata rispettata fino a fine 2020, poi rotta, ritestata ed ora siamo in un momento di transizione molto importante. Ok? Cosa c'è da dire sul momento di mercato? Il momento di mercato è favorevole comunque ad Audi NZD. Abbiamo visto che comunque i movimenti sono abbastanza lineari sull'euro, dunque questa era un'opportunità molto interessante. Ok? Segnata la nostra zona daily barra weekly, possiamo anche dare un'occhiata a quello che è la successione di massimi e minimi, che abbiamo massimo, minimo, massimo, minimo, massimo. Ok? Cosa ci possiamo aspettare, okay, su un'analisi daily barra weekly? Un possibile nuovo minimo se le condizioni di mercato rimangono le stesse. Ok? Questa è una posizione di positioning, non è neanche swing, perché questo tipo di movimento, ok, per andare a ricercare un nuovo minimo, okay, che potrebbe essere in questa zona qui. Adesso andiamo a vedere comunque il perché potrebbe essere in questa zona. Ok, andiamo a prenderci l'1.500, ok, eccolo lì, perfetto. Noi possiamo dire, perfetto, il mercato può arrivare fino a qui, ma io sono nelle condizioni di poter portare la mia posizione fino lì o non è nelle mie caratteristiche? Questo è molto importante perché attraverso anche lo studio di se stessi si può capire se quella è la nostra giusta operatività o comunque dobbiamo utilizzare un orizzonte temporale più basso o più alto in base a quelle che sono le nostre caratteristiche. Guardiamo come andiamo a settare quel tipo di target. Possiamo utilizzare ad esempio un ritracciamento di Fibonacci. Qual è l'ultimo push weekly? Molto probabilmente sarà questo. E vedete, scusatemi, questo qui, eccolo qua. Vedete che comunque il ritracciamento è stato molto, molto, molto interessante. Abbiamo i nostri sellers che spingono e le condizioni di mercato sono agevoli. Ok? Molto agevoli, siamo qui su time frame weekly e possiamo dire perfetto, le prerogative ci sono. Come possiamo ora andare a sfruttare la nostra posizione? Abbiamo detto che comunque il nostro mercato tende ad essere a favore di NZD/AUD. Vedete il FIBO, cos'è che va a dirmi? Ok, la tua zona d'arrivo potrebbe essere un po' più bassa, 50 pips più bassa, ma noi sappiamo che comunque i numeri tondi sono molto importanti. Questa zona tra le 1,50 e 1,495 sarà per noi il punto d'arrivo per un possibile swing o una posizione di positioning. Ok? Visto l'orizzonte di uno swinger, di un positioner, ora andiamo a vedere il perché dell'entrata. Ok, daily abbiamo capito che avevamo la zona. Ok? Una zona che era daily barra weekly, ora scendiamo di time frame. Quello che faccio io di solito è andare a valutare il setup nella sua totalità, non solo su time frame daily o solo su time frame weekly o solo su time frame per track, bensì utilizzando un approccio scalare. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire partire dal weekly, daily, H4, H1, in base poi a quelle che sono le nostre caratteristiche. Ok, cosa vedo oltre al tentativo di massimo non andato a buon fine sulla zona daily barra weekly? Vedo una struttura. Ok, andiamo a prenderci il nostro rettangolo e andiamo a cambiare le caratteristiche dello stesso. Andiamo a prendere lo stile, ok, sempre se riusciamo a fare una cosa abbastanza tranquilla. Ok, andiamo a mettere qui lo 0%, così siamo a posto. Ok, lo sfondo e il bordo lo facciamo un po' più pesante e lo facciamo in nero con un'opacità del 100%. Ok. Perfetto, questa è la mia struttura. Questa è una struttura molto interessante perché? Perché ho un tentativo di massimo, una lateralizzazione sul livello daily barra weekly, ok? E da qui posso andare a trarre delle altre conclusioni. Dov'è che posso avere un retest? Posso avere un retest su questa rottura, ok? La rottura è questa qui, la rottura della struttura, ok? Questa è la rottura della struttura. Ok,
guardate come combacia con quello che è il mio ritesta del movimento. Potete dire, ah, ok, io di solito utilizzo il FIBO. Sì, posizioniamo il FIBO, vediamo, abbiamo un 50% di FIBO, quindi abbiamo anche una conferma più tecnica. Ok? Vedete poi dove va a appoggiare il meno 27 che solitamente io utilizzo come target, va esattamente a posizionarsi su quella che è la rottura bias. Ok? Quindi queste due zone sono validate sia dalla price action sia dall'analisi tecnica. Ok? Queste zone sono molto molto importanti. Dunque, qual è la mia entrata? La mia entrata è sul ritracciamento. Ok? Entrata 4 ore? Esattamente, entrata 4 ore. Entrata 4 ore con una precisione H1. Ok? Perché precisione H1 e non su un altro time frame? Perché l'approccio scalare solitamente viene utilizzato in questo modo. Daily, H4, H1, 15, 5. Ok? Questo almeno è il metodo che viene utilizzato in Prometheus e ovviamente vi invito tutti ad andare a vedere comunque i nostri percorsi, iscrivervi al nostro corso gratuito che è totalmente free per chiunque voglia cominciare a studiare insieme a noi e perché no dare un'occhiata anche agli altri tipi di percorsi, dal Basic all'Action al Revolution. Ok, abbiamo capito anche come utilizzare il nostro time frame scalare. Bene, qual era la mia conferma d'entrata? Assolutamente la mia conferma d'entrata, togliendo ovviamente la zona che possiamo andare a evidenziare con quello che è l'evidenziatore. Ok, questa zona qui. Quella lì. Cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a vedere qual è il setup d'entrata più interessante, eccolo qua. Su H1 è molto interessante perché? Perché ho zona sell, rallentamento, quindi ho tentativo di massimo rigettato, ulteriore tentativo di massimo rigettato. Qui ho un setup, ho un ottimo setup, ho un doppio massimo su zona sell, sul ritracciamento di FIBO, perché se andiamo a vedere il ritracciamento del FIBO, eccolo lì. Come abbiamo visto prima, è un 50% spaccato. Benissimo, ora abbiamo tutte le carte in regola per attivare la nostra posizione. Ok? Si può entrare più alti, più bassi, eccetera. Io sono entrato più o meno in questa zona. Ok? Mettiamoci la posizione short, più o meno in questa zona, 1.59. Ok? Diamoci dei numeri tondi per essere precisi. Ok? Senza andare a giocare su numeri abbastanza insensati. Ok? 59, 121, non ha senso. Dov'è il mio stop iniziale? Il mio stop iniziale, essendo uno swinger, può benissimo essere qui sopra, ok? Sopra gli spike. Perché sopra gli spike? Perché se l'operazione, comunque il movimento andasse al di sopra degli stessi, noi avremmo molto probabilmente un nuovo massimo. Ok? Avendo avuto ben due rigetti, questo nuovo massimo è abbastanza improbabile. Ok? Perché vi dico questo? Perché la forza del rigetto è importantissima. Vedete come il mercato abbia respinto in maniera molto 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 forte quello che era il tentativo di massimo su 4 ore e un'ora. Ok? Quindi attenzione sempre alla velocità con cui avviene il tutto. Detto questo, qual è il mio primo target di prima uscita? Ovviamente era questo, ok? Più o meno in questa zona. Perché più o meno in questa zona? Perché avevamo l'ultimo push up dei nostri buyers, quindi questa qui fungeva come base per i nostri buyers per andare a farsi risentire, ok? Non abbiamo avuto assolutamente nessuno in questa zona. Attenzione perché questi spike non sono ancora stati rotti, quindi questo potrebbe essere ancora un valido presupposto per i nostri buyers per farsi sentire. Niente paura, perché una volta arrivati a TP1, la posizione può essere messa a break-even o leggermente a stop profit. Okay? Cosa vuol dire break-even? Break-even vuol dire che il nostro stop viene portato leggermente in positivo per andare a coprire
quelle che sono le commissioni, sa profit per chi vuole aggiudicarsi, ad esempio, una percentuale maggiore di quello che è il banale stop a zero, okay? Che è break-even point. Okay? Quindi primo take profit andato, noi siamo abbastanza, io sono abbastanza concreto su queste cose, quindi non vado a mantenere la posizione aperta sempre, comunque, ovunque. Mi setto i miei take profit, quindi sulla rottura, seconda rottura, ok, più o meno in questa zona, terza rottura che corrisponde comunque a quella che è la base del movimento, la terza, il terzo take profit e ultimo take profit sarà più o meno in questa, su questa zona qua. Perché in questa zona qui? Perché per me è la base del movimento bias, ok? Vedete qua. Questi sono dei push molto, ma molto interessanti. Quindi il mio take profit finale, visto che questo è un'operazione intraday su questo conto, ok? Andrò massimo a ricercarla qui, ok? Nel momento in cui io voglio ampliare il mio orizzonte, ok? E per me questa operazione diventa una posizione di swing e le mie operazioni di swing può richiedere più e più giorni, ok? Questo invece diventa il mio take profit, ok? Perché questo è la base dell'ultimo push sul daily barra H4 per arrivare al fake out, se possiamo così chiamarlo, su il daily. Ok? Questo è un grandissimo fake out. Perché è un fake out? Perché non c'è nessun massimo, ok? Se andiamo a vedere, gli ultimi massimi erano stati creati in questa zona, non c'è nessun nuovo massimo daily, anzi, abbiamo un movimento respinto, nessun nuovo massimo, e dunque questa è una prerogativa in più per dire bene, perfetto, sono a favore di mercato, ok? Sono a favore di mercato nel momento in cui riesco a sfruttare anche questo tipo di ragionamento. Ok, riepilogando il tutto, siamo andati a trovare la nostra zona daily barra weekly. Questa zona daily barra weekly, vediamo il rallentamento, bene, c'è rallentamento, abbiamo un bel fake out, bene, perfetto, scendiamo di time frame, andiamo sui 4 ore, sui 4 ore andiamo a ricercare il nostro setup, quindi il nostro, ad esempio, ritracciamento di FIBO, andiamo a vedere il nostro rallentamento sulla zona sell, che corrisponde in questo caso alla rottura verso il basso di questa lateralizzazione sul livello, perfetto, abbiamo un rallentamento, il rallentamento va studiato su un time frame ancora inferiore per riuscire a entrare nel modo più preciso possibile. Questa, ripeto, è la mia operatività personale, questo è il mio metodo d'entrata. Spero vi sia piaciuto questo video, la posizione comunque sta correndo, è stato tolto il 25% della posizione d'entrata, ok? Perché il primo take profit è stato preso, il secondo take profit, come abbiamo detto, sarà in questa zona e il terzo in questa, ok? Quindi take profit abbastanza, come si può dire, itinerante, quindi da valutare in base alla velocità di arrivo del movimento. Lo stop loss già portato a break even dopo aver avuto il primo take profit. Ok? Bene. Ragazzi, vi invito comunque a stare sempre sintonizzati sui nostri canali YouTube, Instagram, Facebook. Ok? State sintonizzati anche sui nostri canali personali, Gianmarco Marzotto e Nico Bosca. E attenzione, attenzione, che arriveranno dei nuovi video con dei nuovi protagonisti che andranno a cambiare il volto della Prometheus, anzi a renderlo ancora più completo e ancora più pronto a darvi i migliori contenuti di sempre.